vorrei salutare anche i rappresentanti del governo, oramai ne è rimasto solo uno. Qua vedo appunto il sottosegretario agli esteri, non vedo un ministro, non vedo il presidente del Consiglio. Nonostante sia chiaro che la discussione di oggi in aula sia fondamentale e di fondamentale importanza. Colleghi, liberiamo velocemente l'aula o facciamo un po' di silenzio? Prego, senatore Pedi. Appunto, ecco, vedo questa assenza importante. Nonostante appunto sia chiaro che la discussione di oggi sia fondamentale e di un'importanza e delicatezza enorme, nonostante ci siano state fuori dal Senato manifestazioni contro questo provvedimento, nonostante questa notte il Presidente degli Stati Uniti ci abbia detto quale strategia intende attuare in Afghanistan, ossia l'invio di 30.000 uomini, con la prevedibile conseguenza che questo voto sul rifinanziamento delle missioni per solo 2 mesi assume un significato molto ampio, l'avallo o meno della politica estera italiana in Afghanistan per i prossimi anni. Nonostante tutto ciò, il Presidente del Consiglio si sente molto probabilmente in pace con la sua coscienza, perché non ha ritenuto un dovere intervenire questa mattina, forse perché con i mezzi propri di un dittatore ha considerato sufficiente l'averci annunciato tramite un comunicato stampa redatto il 25 novembre che anche l'Italia contribuirà con maggiori uomini. Si parla di 1.500 alla missione ISAF, benissimo, noi ne prendiamo atto. Allora inizierò la mia dichiarazione di voto come l'inizierebbe il mio presidente Di Pietro, signor Presidente del Consiglio che non c'è. La posizione dell'Italia dei Valori sul provvedimento è dolorosamente attenta alla situazione dei militari, alle finalità di pace delle missioni e alla ormai mutata natura della missione in Afghanistan regolata dall'articolo 2,1 del decreto. Certo, oltre l'articolo 2,1 esistono diverse criticità che non abbiamo esitato a rilevare e che avete ignorato bocciando i nostri emendamenti. Innanzitutto l'incongruenza di finanziare per soli 2 mesi la cooperazione allo sviluppo, quando questa si articola su progetti pluriennali, appunto di sviluppo, che certo non può essere conseguito e valutato in soli 60 giorni. Ed è per questo che abbiamo proposto di aumentare il termine finanziario, ma quindi anche operativo, fino al 30 giugno del 2010. In secondo luogo, la soppressione dell'articolo 3,7 delle consultazioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti delle forze armate nel COCER, un atto che mina il principio democratico della rappresentanza elettiva e lascia presumere accordi fra i rappresentanti parasindacali e il governo. Ma non mento se affermo che al di là di questi importanti rilievi è la nostra presenza militare in Afghanistan che condiziona la nostra posizione e il nostro voto. La guerra in Afghanistan, colleghi, è iniziata 8 anni fa oramai. Dall'invasione del 2001, che ha rimosso i talebani dal governo, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno ripetutamente optato verso soluzioni rapide e non sostenibili sul lungo periodo. È stata una guerra lampo, a cui è seguita però una lenta e perdurante sconfitta, direi, i cui effetti concreti appaiono in tutta la loro drammaticità adesso. I numeri a volte sono molto indicativi e lasciate che ve li illustri. Dopo 8 anni di occupazione in Afghanistan da parte delle forze internazionali guidate dagli Stati Uniti, i talebani che dovevano sconfiggere sono presenti sul 97% del territorio. Dall'invasione del 2001 dell'Afghanistan ad oggi, la guerra ha causato la perdita di circa 43.000 vittime umane. Secondo dati di fonte internazionale, al settembre di quest'anno i civili uccisi in Afghanistan erano 7.589, i soldati afghani morti in combattimento 11.000, 6.000 soldati e gli agenti di polizia, 25.000 guerriglieri, 1.400 soldati USA e NATO, 21 soldati italiani, i feriti tra i militari e civili oltre 53.000. Il 2009
Risulta essere inoltre l'anno più sanguinoso per le forze internazionali dall'inizio del conflitto. Ci si stringe intorno al dolore dei familiari e dovrebbero sapere che le due missioni di peacekeeping in Iraq e Afghanistan hanno prodotto 753.399 morti. Missioni di pace queste che hanno annientato due volte l'intera popolazione di Bologna, sette volte quella di Bolzano, quella di Genova e Trento messe insieme. In un quadro politico, colleghi, nel quale non si vede soluzione, perché quella indicata da Obama appunto sembra più un'utopia che una mossa finale, subito l'invio di 30.000 soldati e fra tre anni l'inizio del loro ritiro, quando sappiamo benissimo che dal subito la politica può decidere, ma sul futuro di qui a tre anni a nessuno è dato di disporre. Va considerato poi, in aggiunta agli allarmanti dati che vi illustro, un ulteriore fattore per valutare il successo o il fallimento di una politica estera: la percezione che la popolazione locale ha delle forze straniere. L'annuncio che il ballottaggio delle elezioni presidenziali non avrebbe avuto luogo ha rafforzato la sensazione del popolo afghano di un sostanziale fallimento della democrazia, sia per colpe endogene dall'amministrazione di Karzai che per responsabilità europee e americane, in quanto la frettolosa benedizione che i paesi nati hanno dato a Karzai, un presidente che non è stato eletto da una maggioranza e con un governo corrotto, è apparsa come una sconfitta di quel sogno di democrazia che avevamo promesso agli afghani. Al cuore del fallimento nel costruire solide istituzioni non c'è tuttavia il numero insufficiente di uomini inviati dalle forze multinazionali, non il numero inadeguato dei cannoni piazzati sui nostri mangusta, né quante bombe potevano essere sganciate in più per soffocare i talebani. È stata invece l'incapacità di far nascere da dentro l'Afghanistan uno Stato democratico, stabile e armato nel suo stesso popolo. Ebbene, la riforma strutturale del sistema afghano, io sono convinto che si possa fare non con la forza delle armi, ma con tutti quegli altri strumenti politici, economici e diplomatici che la comunità internazionale e l'Italia ha a disposizione. Proprio perché pensiamo che una soluzione al dossier Afghanistan non si trovi con il solo confronto militare, l'Italia dei Valori considera una netta contraddizione l'osservare che l'Italia è il terzo paese europeo per impegno militare nell'area e invece quindicesimo su tutti gli altri aspetti civili e di cooperazione. Non è mai stato chiaro quanto costi davvero una spedizione militare, ma per approssimazione nel 2008 sarebbero stati spesi 349 milioni di euro, circa 29 al mese, mentre quest'anno la cifra potrebbe raggiungere i 40 milioni al mese. Soldi per armi, non per cibo, farmaci o libri, per armi. Cari colleghi, come possiamo poi non considerare le conseguenze internazionali della nuova strategia americana annunciata questa notte? Una dura strategia di attacco che comporterà altrettanto dure reazioni da parte dei talebani. Una strategia che, se porrà truppe americane di fronte a nuovi pericoli, questi stessi pericoli risulteranno ancora più alti per le truppe italiane, le quali operano negli stessi teatri di quelle USA, ma non hanno né regole di ingaggio offensive, né l'equipaggiamento, né i mezzi militari e neppure l'addestramento d'attacco proprio dei Marines per rispondere in sicurezza all'offensiva talebana. A fronte di tale accresciuto pericolo, gli altri paesi europei hanno risposto molto tiepidamente e tutti già da mesi, più o meno apertamente, stanno pensando alla conversione dei sforzi armati in progetti di natura civile. A fronte di questo accresciuto pericolo, gli altri paesi europei hanno risposto, come ho detto, tiepidamente. Nel giro di consultazioni dei principali fatto da Obama, la Germania ha una posizione attendista in vista di una conferenza che si terrà a Londra il prossimo 28 gennaio. Da Parigi è netto il no alla richiesta americana per più di 1.500 uomini. In Gran Bretagna Brown ha suggerito l'esigenza di definire una exit strategy da tenersi entro il 2010 e la Polonia il 9 novembre scorso ha votato una mozione di ritiro delle truppe entro l'agosto del 2010. Io su questi argomenti vorrei andare avanti, vedo che la brevità
del tempo, spero appunto mi sia concessa per arrivare al termine, l'atteggiamento di Berlusconi, noi dell'Italia dei Valori non esitiamo a definirlo dittatoriale, perché ignora l'opinione pubblica, le posizioni dell'opinione parlamentare, dell'opposizione parlamentare, ma anche, cari colleghi del PDL e della Lega, le posizioni di maggioranza parlamentare. E allora, senatori, se non vi sentite mortificati nel vostro ruolo ad essere qua a discutere della proroga missioni per solo 2 mesi, fino a dicembre, mentre a Palazzo Grazioli hanno deciso quanti soldati in più e per quanti anni verranno inviati a Kabul, io francamente mi indigno, e il mio partito lo stesso, anche perché la notizia che invieremo 1.500 soldati non è stata affiancata da un dibattito che chiarisca al Paese né la natura di tale incremento armato, né le finalità, né la modalità operativa. Anche per questo ulteriore sforzo militare ci costerà 300 milioni l'anno, quando solo ieri l'Istat ci ha comunicato che l'occupazione toccherà nel 2010 il dato peggiore all'inizio del 9,6% e che nella fascia giovanile arriverà al 27%. Forse il piano di Berlusconi è quello di mandare quel 30% di giovani disoccupati a combattere la guerra in Afghanistan per salvare capre e cavoli? Perdonate il mio ampio discorso, ma questo è volta ad illustrare come la posizione dell'Italia dei Valori non voglia cavalcare il malcontento popolare sull'Afghanistan, ma sia seria e dolorosamente responsabile. Ma il governo non ha il coraggio di dirlo. L'Italia dei Valori ha questo coraggio di dirlo e di guardare le cose in faccia, ce l'ha. Ed è per questo che noi voteremo, ci asterremo al voto finale. Il coraggio di dire di ricordarsi cosa scrissero i padri costituenti del 1946 quando introdussero l'articolo 11 della Costituzione, oggi da voi dimenticato. Il coraggio di dire che se l'Italia non è fatta per fare la guerra può comunque mantenere alto il suo impegno internazionale con mezzi politici, economici e diplomatici che sa usare meglio di quelli della forza bruta. Questo coraggio ci ha portato oggi a votare no all'articolo 2 del decreto proroga missioni e che ci porta. E che ci porta ad astenerci sul provvedimento nel suo complesso. La proroga missione è un'espressione che da oggi, con questo primo significativo simbolico gesto dell'Italia dei Valori, noi rifiutiamo, perché è impossibile prorogare senza ripensamenti di una missione quando tutto il contesto locale muta attorno e quando Obama ci dice che la nuova strategia sarà un massiccio attacco, a meno che di non apparire ciechi, incapaci di pensare a una politica estera per l'Italia e schiacciati sotto ricatto degli altri paesi europei e degli Stati Uniti. E non oso pensare che questa caparbia ottusa sia derivata dal dover ripianare il crollo di credibilità. Collega Pedica, già 2 minuti gli ho dato, deve chiudere, alleghi l'intervento. Concludo, signor Presidente, pertanto annuncio un voto di astensione del gruppo Italia dei Valori sul provvedimento, poiché sebbene vi siano alcuni aspetti su cui siamo favorevoli, come il Fondo per lo sminamento umanitario, la Croce Rossa, la cooperazione allo sviluppo e le altre missioni, che davvero sono di pace, rimane nel provvedimento questa cieca, e lo dico anche cinica, volontà di lasciare che i nostri soldati, partiti 5 anni fa per costruire la pace, si ritrovano oggi a combattere la guerra che non hanno mai voluto. E con questo auspico pertanto che anche i colleghi e il governo compiano quel passaggio che per l'Italia dei Valori è obbligato, da una miope realpolitik ad un'ambiziosa ma responsabile politica reale. Grazie.